Bella a tutti ragazzi, qui è Giovedre60 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con un nuovo episodio con la carriera allenatore con il Mallorca. In questo video signori cercheremo di giocare più partite possibili perché abbiamo un calendario molto 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 lungo ovviamente, ma con partite non di vitale importanza a livello ovviamente di qualità degli avversari, mettiamola così. Tolto infatti il Barcellona, abbiamo il Betis, il Levante, il Malaga, un mese di novembre veramente molto 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 brutto. Quindi proveremo signori a fare più partite possibili, ne giocheremo 5-6 sul campo in questo video. Mi raccomando ragazzi, vi invito a guardare tutto questo episodio, lo scrivo sempre all'inizio, non perché mi va di mettere qualcosa, ma perché ci tengo tanto. Comunque per giocare queste partite ci mettiamo 2 ore, 2 ore e mezza di vita reale, vi riassumo tutto nel più breve tempo possibile, quindi guardate anche queste partite che sembrano essere non bellissime. Poi ci scappa un 3-3, una tripletta di Marcelino e ve la perdete se andate avanti. Fatto sta che questa qui signori è la formazione che abbiamo scelto. Abbiamo 64 di overall e non sappiamo il motivo, ma non ce ne frega niente. Testa bassa signori, affrontiamo il Barcellona di un certo Cruyff che segna praticamente un gol a partita e che ci ha eliminati insieme al gol di Vidal in rovesciata nella finale persa negli ultimi 2 episodi. Detto questo, queste qui sono le divise, questa è quella formazione e noi ci vediamo in campo. È tutto pronto signori, ci siamo. Abbiamo visto dalle statistiche che il Barcellona ovviamente è il miglior attacco, molto molto bene. È tutto pronto, inizia adesso Mallorca Barcellona. Cruyff, primo pallone per l'Icon. Attenzione qui, Cruyff indietro per Alexandro. Coutinho indietro per Arthur. Signori stiamo attenti perché l'azione l'hanno impostata bene. Contropiede di McKenny di prima, poi lo lanci, oh mio Dio signori, oh mio Dio, che contropiede Marcelino velocissimo. Quanto è veloce, quanto è veloce, quanto è veloce, quanto è veloce. Piatto sinistro, pallone fuori. Madonna mia ragazzi, che contropiede fulmineo, 3 passaggi e pallone fuori di poco. Coutinho, risponde il Barça, Messi di testa non ci arriva raga, mi mancava solo il gol di Messi. Però ancora di contropiede, arrivaci, oh bravissimo, occhio ancora, madonna raga, sempre di contropiede. Di prima infilata per Silva, 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 finta, di prima, no aspetta rallenta, Marcelino, Marcelino, finta, Marcelino di mancino e pallone ancora fuori. Mamma mia ragazzi, ancora un contropiede devastante. Come l'abbiamo preparata bene sta partita. Danilo, attenzione qua, De Jong, madonna, destro e ancora Cruyff. Madonna mia raga, è una sentenza sto giocatore. Oppure rischiato il fallo. Callejón diventa buona per Marcelino che sprinta. Marcelino velocissimo, Marcelino se ne va, se ne va, se ne va, se ne va. Marcelino, Marcelino, Marcelino è suo, è tuo, è tuo, è tuo, è tuo. Botta di mancino, Marcelino. Marcelino risponde a Giovannino Cruyff ed è 1-1 signori, 1-1 al 75esimo. Io avevo fatto anche dei cambi che non voglio annullare, però devo sistemare il modulo perché mi ero completamente sbilanciato. McKenny diventa buona per Marcelino, 1-2, Carlitos, Tevez, piatto destro e parata di Yashin, parata di Yashin. Ragazzi comunque c'è un Icon in porta, nel senso non è che c'è uno qualunque lì. Abbiamo il portiere più forte del gioco, Marcelino, attenzione qua, Tevez, Tevez, Tevez in mezzo a 2 calci di rigore netto. Non l'ha dato, sì l'ha dato, l'ha dato, l'ha dato, l'ha dato, l'ha dato, l'ha dato, l'ha dato. Mo ce faccio il cucchiaio, mo ce faccio il cucchiaio. No raga, non è vero, non ce lo faccio il cucchiaio. Però angolo parecchio, così, a sinistra. Marcelino cosa ha preso? Madonna mia ragazzi, che parata che ha fatto. Errore che può pesare tanto raga sulla partita e sulla carriera di Marcelino. Quinto rigore sbagliato su 6 rigori calciati. Vuoi dire recupero? Non c'è più tempo ragazzi per recuperare palla e mi sa che l'arbitro fischia alla fine. Affranti dall'errore sul dischetto di Marcelino. 18 ottobre 2020 signori, 63 di overall, meno 1. Ogni giorno che passa caliamo di 1. Questa cosa non mi piace per niente. Fatto sta che voglio confermare tutti, abbiamo comunque sfidato ragazzi un grande Barcellona e meritavamo di vincere. I tiri forse non ve li ho fatti vedere, ma erano 5 tiri a 1 per noi, quindi comunque potevamo fare di più. Questa è quella squadra comunque e noi ci vediamo in campo. Seconda partita del video. Attaccano loro, Buffon, madonna Buffon, fa 8 falli, rompe 3 crociati ai giocatori, poi attenzione ho perso palla, occhio, destro a giro, Murato rimane lì, incredibile, cosa ha sbagliato ragazzi, cosa ha sbagliato il tizio del Betis. Attaccano ancora loro signori, non stiamo giocando bene, Buffon, parata, doppio palo, incredibile, di testa, porca di quella vacca, pallone fuori, oh mio Dio, no no, no non so cosa sia successo ragazzi, non lo so e non voglio rivedere, cioè secondo me hanno preso 3 pali nel giro di un secondo e io non ho capito.
capito niente. Cioè, peggio di un Frippel. Di testa pallone fuori di pochissimo, porca di quella miseria. Ci stanno distruggendo. McKennie, 89esimo. Robertone, con calma. Marcelino, tacco, è bella. Silva, si gira, piatto. Marcelino, sinistro. No, 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 no. Questa parata è irreale, ragazzi. Questa parata è letteralmente irreale. Irreale. Caglie con Rossi, ultima azione, 1-2. Rossi, Rossi, sinistro, parata, Rossi, incredibile, 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 ancora calcio d'angolo, incredibile, raga. Io li batto sempre corti gli angoli, però mi faccia continuare. Caglie con, occhio, cross, calcio d'angolo ancora, sì, si va a oltranza, ragazzi, 94, soffre il Betis, però devo sfruttare bene l'angolo, non fischiare l'arbitro, non fischiare Massino, cross con le mani, e questo è calcio di rigore netto. Incredibile, incredibile. Nel 2020, ragazzi, nel 2020, il difensore che para il tiro, il difensore che para il tiro nel 2020. Visto lo scandalo che è successo nella partita di prima, ho deciso, raga, di attivare i falli di mano. Vediamo un po' cosa cambia e cosa succede. 24 ottobre 2020, partita comunque contro il Levante, formazione confermata perché squadra che vince non si cambia. Aspetta, ho perso qualche vittoria, mi sa. Andiamo a giocare. Maglietta rossa per noi, maglietta bianca per loro. Queste qui sono le squadre e noi ci vediamo in campo. È tutto pronto, signori, ci siamo, squadra in campo, terza partita, Levante Maiorca, via. Rossi, vediamo se riusciamo a reagire, signori, perché sono due partite che non stiamo facendo bene, eh. McKennie, diventa buona per Robertone, calma, ok, colpo di tacco, McKennie, 1-2, è bellissimo, Robertone di prima per Marcello che con il sinistro batte il portiere, e Marcelino segna ancora, signori, sempre lui, Marcelino, Peppino, 1-0. Marcelino, ancora noi, voglio chiuderla, Rossi, Rossi, secondo palo per Callecon, che caccia con il destro, oh mio Dio. Io però, bravo perché ci hai provato e alla fine non è che poi hai calciato così tanto male, eh. Bravo Callecon, apprezziamo il tentativo. Robertone, diventa buona per McKennie, raga, l'ha trovato bello per Rossi, 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 voglio tirare, sinistro e parata del portiere, madonna raga, dove l'ha sbuttato quel pallone? Cioè è stato più forte la respinta che il tiro stesso. Ruben Veso, attenzione qua, no, è passato, pallone dentro, Buffon, pallone dentro, incredibile, 1-1. Novantesimo, non c'è più tempo. Attenzione qua, 1-2, incredibile, pallone dentro, Buffon la prende. Occhio perché mancano solo 60 secondi. Buffon, poi vi lancio lungo verso Callecon. No, Buffon, e dai, se lo facevi dritto. Lo facciamo partire, Callecon. Finisce qua, non c'è più tempo. Neanche il tempo di poter inserire la carta Tevez. 1-1. Sono arrabbiato. Partita con il Malaga, 28 ottobre 2020. Purtroppo questa partita, come... o purtroppo per fortuna, non si sa, dipende dal risultato. Come abbiamo detto anche all'inizio video, questa partita la voglio andare a simulare. È il programma che ci siamo fatti appunto all'inizio dell'episodio. Questa qui è la squadra, voglio confermare tutti. Anzi, faccio solo un cambio, perché quando si simula magari preferisco puntare sull'overall. Quindi mettiamo Edoardo che è 79. Fabio Silva mi ha un po' deluso, ragazzi, quindi mi sa che dalla prossima, oltre a questo ovviamente, proverò a giocarmi un'altra volta la carta Edoardo e vediamo un po' se cambia qualcosa. Però stiamo veramente avendo dei risultati brutti. 2-1, signori, con rosso per Simakan. All'87esimo decide Callecon, ragazzi, mamma mia. Meno male, con l'uomo in meno la vinciamo. Comunque meritiamo questa vittoria, perché tutte le partite che abbiamo fatto prima, in tutte noi meritavamo di più. In tutte. 1 novembre 2020, partita con il Saragozza. Questa è la squadra, tranne Simakan, che ovviamente si è fatto buttare fuori come abbiamo visto prima. Mettiamo ovviamente Komar. In difesa siamo veramente messi bene, perché abbiamo preso Simakan avendo già Komar. Quindi un ulteriore colpo, e di conseguenza anche con l'espulsione di un difensore importante abbiamo il nostro Komar che riesce a sostituirlo alla grande. Andiamo a giocare a questo punto. 1 novembre, un giorno non felice, un giorno molto molto brutto, però noi dobbiamo vincere. Questa è quella squadra e noi ci vediamo in campo. È tutto pronto, signori, ci siamo. Le squadre sono in campo, ormai le parole sono sempre le stesse, conta solo vincere. Real Saragozza, Mallorca. Williams, diventa buona per Rossi, mettila dentro, ok, Marcelino, si gira, Marcelino, 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 appoggi dentro per Robertone, mettila dentro per Tevez, no, non è Tevez, 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 sinistro, paratona, Marcelino, a porta vuota, signori, segna il gol che sblocca la partita, sempre lui, puntuale come una biscia, ed è 1-0. Perché c'è Tevez, ragazzi, in campo? Perché Edoardo ha giocato 20 minuti, ha sbagliato 3 passaggi e l'ho sostituito. Non mi interessa, ragazzi, si rispolvera Tevez che si mette in campo. McKennie, diventa buona per Tevez, con calma, Tevez, appoggia per Marcelino, mettila dentro, Tevez, si gira, Tevez, che giocatore, Tevez, 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 calcio di rigore, no? Tevez, Tevez, ancora Tevez, si gira Tevez, sinistro Tevez, murato, incredibile, ragazzi, volevo andare fino in fondo con Tevez e solo ti buttare a terra, Tevez. Ma Tevez è un giocatore onesto, ragazzi, è un giocatore leale e
non si butta a terra. Lui no, gli altri sì, ma lui no. Armani, Papu, occhio, Papu, finta, Armani, sinistro giro, rimane lì, destro, lo sapevo, ragazzi. No, io non gioco più. Io non gioco più a FIFA, ragazzi. Io non gioco più a FIFA. Io ho smesso. Ma stai zitto cosa? Oh! Guarda questo scemo! No, basta, raga. Io ho chiuso. Io ho chiuso. Occhio, finta di esterno, cross di testa, rimane lì, Buffon la blocca e sul rilancio l'arbitro fischia la fine. Ancora 1-1. E io l'avevo pronosticato sull'1-0. 8 novembre 2020. Altra partita, ragazzi, che andremo a simulare. Vediamo un po' come va. Siamo in casa, 3 sconfitte consecutive per il Granada. Sto lasciando le partite più semplici al nostro Vittorio Smettis. 3-0 con doppietta di Callejon e gol di Eduardo. Marcelino è stato sostituito. Come hai usato Vittorio Becchis a sostituire Marcelino? Come hai osato? Allenamenti comunque, e poi avanziamo ancora, perché dopo tocca a noi. 22 novembre 2020. Questa è quella classifica, ragazzi. La guardiamo per la prima volta da quando abbiamo iniziato a fare questa stagione, perché sapete che all'inizio a me non piace guardare la classifica. E non è tutto perduto, perché il Betis è sesto con 20 punti, noi siamo decimi con 19 punti, quindi è solo un punto di distacco. Quindi ragazzi, siamo tutti quanti lì, ancora non è perduto, siamo a 63 di overall. Secondo me, se arriviamo in Europa League, salviamo non solo la carriera ma anche il posto proprio come allenatore. Ovviamente la formazione è confermata, non è vero, perché voglio togliere Eduardo, ragazzi, che non mi piace. Voglio mettere il grandissimo Tevez. 100 volte meglio Tevez rispetto a Fabio Silva ed Eduardo. Io così mi sono trovato. Quindi al momento giochiamo così. 22 novembre 2020. Andiamo a giocare. Queste qui sono le divise. Maglietta, sì, così per noi ci potrebbe anche stare. E maglietta verde, così non si confondono. Questa è la squadra e noi ci vediamo in campo. È tutto pronto, signori. Guardate un po' chi c'è. Gennaro Tutino. Affrontiamo un giocatore che a me piace tanto nella realtà. Inizia adesso Athletic Bilbao Mallorca. Robertone, attacchiamo noi. Prima azione, Robertone, 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 mettere dentro Marcelino, 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 sinistro a giro Marcelino, pallone fuori. Madonna mia, ragazzi, ma quanti gol lo sbaglia Marcelino, eh? Se riesce a migliorare la finalizzazione, Marcelino diventa un fenomeno. Visga, attenzione qua, bella azione. Buffon, beh no, Buffon. Vabbè, potevi fare, cioè potevi fare poco, Buffon. 1-0 Bilbao. Siamo sotto al 25esimo. Robertone, diventa palla per McKenny. Allaga dalla toto di me, regolare, dimmi di sì, dimmi di sì, dimmi di sì, è regolare, sì, rossi, 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 rossi. Finta, rossi, rossi, a poi indietro. Bello Marcelino, sinistro di Marcelino e parata del portiere. Secondo tiro di Marcelino, raga. Sembra che cerco sempre di far segnare lui, ma non è vero, cioè sto cercando di essere più imparziale possibile ed è un caso che poneva sempre lui. Rossi a giro, murato, sinistro, è incredibile, raga. Con tutta quanta la deviazione proprio lì ha dato il pallone. Rossi, diventa buona per Williams. C'è spazio, c'è spazio, c'è spazio, c'è Caipa, ma non mi fido. Williams, 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 finta, mettila dietro. Bella, Tevez si gira, Tevez spia. 1-1, 1-1 Carlitos Tevez, strameritato, ragazzi. L'uomo, l'uomo dei sogni, Carlitos Tevez. Riprendiamo la partita e siamo vicini forse al sesto pareggio su 6 di questo video, secondo me. Oppure il quinto pareggio su 5, non mi ricordo. Attaccano loro, 85esimo. Occhio, ho visto Buffon che stava uscendo. Attenzione qua, finta, finta, indietro e baci. Vabbè, dai, mi devo far gol. Destro, murato con le mani. No, ma oh, destro, Buffon ancora, miracolo, ragazzi. Che cosa mi sta prendendo Buffon? Però questa volta il mio giocatore l'ha toccata con la mano e non ha toccato il calcio di rigore, eh. Oh mio Dio, cioè era involontario. Però mi aspettavo da FIFA un bel calcio di rigore al 90esimo. Per fortuna che FIFA non è poi così cattivo. Shit. Robertone, appoggia per Carlitos Tevez. Dov'è Marcelino che è veloce? Robertone, allaga dalla toppa per Callejon, ragazzi. Ultima azione della partita, voglio farla bene, eh. Callejon, Tevez, finta, Tevez. Appoggia, no dai, Tevez. Madonna, voglio farla bene. Shit. Arbitro, è finita. È finita, arbitro? Sì, finisce qui 1-1, ancora un pareggio. Allenamenti per Marcelino, che ormai, ragazzi, cresce sempre più lentamente. Ha 76 di overall, sono già 3-4 settimane che non arriva a 77. Anche lui sta accusando un po' l'età. No, però a parte gli scherzi, era appunto pronosticabile una non crescita continua come ha fatto negli ultimi mesi, ok? Adesso c'è l'ultima partita, ragazzi, contro l'Alaves, partita che non andremo a giocare, andremo a simulare. Formazione confermata, però voglio fare solo un cambio, ragazzi. Voglio togliere Tevez e voglio mettere Eduardo.
guardo, perché quando simulo guardo sempre l'overall e quindi punto su questo. Andiamo a simulare questa gara e vediamo un po' cosa riesce a fare Vittorio Sbecchi. Io raga in questo video mi sono mi sono abbonato ai pareggi. Vediamo lui se riesce a far meglio un bel 1-1. Ma dai, che novità! Cos'è questo risultato così strano? Siamo a 77 1-1 di fila. Molto molto interessante. Allenamento ancora per Marcelino. Vediamo se fai 77. Li fa. Bravo. Dopo un mese bloccato fa l'upgrade. 6 dicembre 2020. Io signori mi fermo qui. Abbiamo fatto 5 partite in campo, se non ricordo male, e purtroppo non sono andate bene. Però come ho detto anche all'inizio di questo video e come ho detto anche 2-3 video fa, questa carriera è complicata. Quando si fanno delle carriere con squadre che non sono forti è normale avere queste difficoltà. Noi abbiamo questa squadra con gente che comunque ha 74, 75, 73, 77. È una squadra che può lottare per arrivare al sesto posto, e noi ci stiamo lottando per arrivare al sesto posto. Siamo a meno 2 dall'Europa League, quindi è questa la nostra dimensione, e di conseguenza si perdono e si pareggiano delle partite, un po' troppe partite, però purtroppo è così. Cercherò di fare il massimo per riuscire a migliorare questa squadra nei prossimi video, magari sperando di riuscire a vincere qualcosa per avere più soldi. Ovviamente io il video lo termino qui, ci vediamo domani con un nuovo episodio in cui molto probabilmente faremo il Road to Champions, e dopodomani metterò appunto il prossimo video di questa serie. Giocheremo tutte quante le partite del mese di dicembre. Gennaio ragazzi, molto molto importante, con la semifinale della Supercoppa Spagnola. Vi ricordo che noi siamo in semifinale, quindi possiamo vincere questa competizione. Vi faccio vedere anche gli incontri: Real Madrid Mallorca e Barcellona Atletico Madrid. Occhio, perché appunto è un trofeo papabile, sono solo 2 partite e possiamo farcela. È difficile, però possiamo farcela. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Ultima cosa velocissima: Callejon ragazzi, si è fatto male. Non ho ancora visto la mail, spero che non sia nulla di grave. Cioè, l'ho vista ma non l'ho letto. 2 settimane per Callejon. Ok, sono solo 2 settimane. Diciamo che poteva andare peggio. Abbiamo i sostituti. Posso abbassare Eduardo, che è molto molto veloce, 86 di velocità e può giocare praticamente esterno, e mettere Tevez titolare. Oppure ci metto magari qualcuno di questi qua, non lo so, vediamo. Ci pensiamo. Però Callejon è sostituibile, anche perché non ha fatto neanche così tanto bene, quindi non è che sia una grossa perdita per noi. Io comunque vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo domani. Massimo supporto. Bella.